Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Finalmente vi mostro la mia stanza creativa, come l'ho sistemata. Partiamo da questi tre pensili che ho preso a IKEA. Sono pensili da cucina, ma che io ho deciso di utilizzare per mettere via le mie cose. Sono pensili da 40x75 e ora ve li mostro. Allora, al suo interno abbiamo qui tutta la roba per dipingere. Nel secondo invece abbiamo tutto quello che sono le carte, quindi dalle carte di Planners Anonymous a tutti i blocchi di carte. E nel terzo ho dentro quelle due cassettiere piccoline con dentro tutti gli attrezzi e decorazioni varie, e sotto ho colla a caldo, altri vari carte, gli album delle Gorgeous, la piastra che utilizzo per fare la gomma crepla, e questo è quello che ho nei tre pensili che ora ve li mostro. Si trovano su questa parete. Da questo lato ho la cassettiera modello Brims di IKEA. Dove sopra ho appoggiato il mio torchio per mettere i rivetti nella pelle e per appunto rivettare le barre ad anelli nelle agende. Nei cassetti, nel primo dentro tutto quello che sono le fustelle e i tappetini da taglio per la Big Shot. Nel secondo ho dentro tutto quello che riguarda timbri, clear stamp. Qua ho dentro tutta la roba di Planners Anonymous, quindi stickers, card, die cut, oggetti particolari, le penne, tutto insomma Planners Anonymous. E nell'ultimo ho dentro delle varie agende, quadernetti che non utilizzo al momento. Questa è una vista della mia stanza creativa, la parte operativa. Come potete vedere è cambiata la disposizione. Come prima cosa troviamo il tavolo della macchina da cucire, dove sopra ho la Big Shot, i tappetini da taglio. Poi qui sul muro sempre le due barre con le mensole, che sono diventate due anziché tre come le avevo prima, dove in alto ho delle cose decorative, mentre su quella, la seconda, ho la macchina da cucire, la macchina da scrivere vintage, la pinzatrice a braccio lungo e la Crop-a-Dile. Passiamo poi di fianco, dove ho la scrivania, che è sempre quella dell'IKEA, soltanto che al posto dei cavalletti, alle basi, ho le due cassettiere Alex, sempre IKEA, una e una due, che ho acquistato sui mercatini Facebook dell'usato, e alla fine mi sono portata a casa le due cassettiere, che nuove costano 140 euro e io per tutte e due ho speso 45. Le ho ripulite, rimesse a nuovo, in una ho cambiato dei binari appunto dei cassetti e sono tornati come nuovi. Vi faccio vedere che nei primi due cassetti, quelli lunghi, ho inserito i portaspezie sempre dell'IKEA e ho messo tutti i washi tape. Quindi il primo cassetto è così, il secondo cassetto come potete vedere è ancora quasi tutto vuoto, ma qui ho solo gli washi della Planners Anonymous. Stessa cosa negli altri due cassetti da questa parte, anche qua è praticamente vuoto perché non ho così tanti washi. Questi sono i portaspezie. E
questo è l'altro cassetto, che è abbastanza pieno. Negli altri cassetti della cassettiera ho qua tutto quello che riguarda colle, nastri adesivi, qui ho il mio magazzino delle barre ad anelli e i vari punch, le envelope punch board. E nell'ultimo cassetto ho messo tutto quello che sono gli stickers, quindi i miei raccoglitori con gli stickers, la busta dove ho i kit per logo Nici, mentre nell'altra cassettiera ho in questo cassetto un po' di agendine varie, bullet journal, la mia valigettina dove ho messo dentro tutte le cose che uso per il bullet journal. Qui invece ho tutto quello che riguarda nastri, nastrini, robe per impacchettare, e là ho i vari occhielli e le pinze appunto per mettere gli occhielli. E nell'ultimo cassetto invece, che praticamente non utilizzerò mai, ho dentro tutta la roba delle nail art, le cose che mi sono avanzate, perché tanta roba l'ho rivenduta. Quindi tutto quello che è un po' per le decorazioni nail art che posso utilizzare ancora. Passiamo poi sulla scrivania, dove ho il pannello bellissimo, attrezzato, e stavolta l'ho appeso un po' più in alto rispetto alla scrivania. E direi che è tutto bello in ordine. Come potete vedere, lì ho le varie crocodile, le forbici, i taglierini, pinzatrice, e poi ho questa mensolina sempre IKEA dove ho su alcune cose. Sul tavolo ho messo questa lampada che mi serve per quando la lavoro. Di qua invece ho spostato la cassettiera, quella con 6 cassetti, sempre IKEA. Nella cassettiera qui alta ho diverse cose per lo scrapbooking, quindi vari die cut, stickers, spessorati. Di qua invece ho delle cose varie, tipo l'etichettatrice, la foratrice, la stonda angoli. Poi in questo cassettino invece ho roba, allora diciamo che ho dentro le colle quelle che uso per fare le agende, e vari materiali di consumo, quindi i piattini se devo usare i colori, la tavolozza. In quest'altro cassetto ho sempre roba varia di consumo, quindi dei pennarelli, dei pastelli a cera, dei set da disegno sempre della Lidl, i gessetti, un po' di roba varia anche qui. Poi ho il cassettone questo grosso dove ho dentro album da disegno, ho dentro la valigetta con dentro tutti i charm, e poi sotto un'altra valigetta dove ho dentro l'embosser, quindi la pistola per imbossare. E il cassetto in fondo invece ho più roba per la silhouette, quindi ci sono dentro tutti i tappetini da taglio. Sopra ho messo la TV e dietro ci sono le cose tecnologiche, quindi per la videocamera. Poi ho le mie due mensoline nuvolette di Tiger dove ho su le Gorgeous, le bamboline, la mia lavagna, e poi qua ho un altro pannello sempre IKEA dove ho messo tutti i rotoli di vinile. Sopra c'è quella schitello in ferro che avevo preso da Zodio. Al fianco ho quei due contenitori con dentro tutte le gomme creple glitterate e non. Qui sopra ho la silhouette, dietro c'è la plastificatrice, e qua c'è un'altra cassettiera sempre IKEA che ha 3 cassetti che si aprono a pressione. Qui ho dentro un po' di roba di decorazione, paillette, paillettine, e poi qua il set per la scrittura. Qui dentro ho un po' di
rotoli di PVC olografico, mentre nel terzo cassetto ho quello che riguarda un po' le spedizioni, quindi i vari stickers appunto che metto sui pacchetti, qua dentro ho le mie clip e ci sono anche i biglietti da visita e un po' di tutto. Poi ho il carrellino sempre IKEA, dove nel primo ripiano ho dentro tutti astucci e penne varie. Qua ho appeso questi portaspezie magnetici, dove ho messo dentro tutte le clippone oro e rose gold, ci sono quelle normali e quelle jumbo. Poi qui ho le agende utilizzate, quelle che non ho ancora utilizzato, e qua sotto invece ho anche qui roba per dipingere, i pastelli a olio, ci sono i pennarelli a base alcolica, e questo appunto è il carrellino, che è sempre comodo perché con le ruote lo puoi trasportare. La parte ovviamente che preferisco è il mio bel pannello, dove appunto ho messo anche le lucine intorno, molto carino. Qui, come già vi ho fatto vedere, ho dentro la macchina da cucire, quella è una maglietta che devo riparare, e poi nel primo cassetto ho dentro varie stoffe, pelle, similpelle, e nel secondo idem, altra roba, stoffa varia. E poi c'è il mio sgabello a forma di Nutella, e sopra ci ho messo questo cuscino che ci sta alla perfezione, che ho trovato all'IKEA. Bene ragazzi, questa è la mia nuova stanza creativa, spero tanto che vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciatemi tanti pollici in su, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!